In quest'anno funesto è successo di tutto. Incontri sperati e mai realizzati, amori finiti e altri fioriti, come piante esposte alla luce del sole. Possiamo fidarci della realtà virtuale? Ti aspetto ciao amore, ciao. Oh, buongiorno. Mamma! Buongiorno. Ma come va? Tutto bene, te? Infatti, a me va bene. Intanto quando ricordo che sto con la virus, sta succedendo tutto, sta facendo un po' di casino. Io con i comici che devo far conoscere un ragazzo. Ma non mi hai detto, ma da gennaio però! Come questo qua, quando riguarda il coronavirus, c'è qua il nuovo... Ma questo coronavirus, c'è distrutto, ha rotto le scale! Ma perché? Ma questo ragazzo me lo spiega, no? A meno che me lo sia scritto, che poi c'è un po' di disturbo. Sì, devo dire qualcosa? Ho un caffè macchiato per me, è una cosa di bicchiere da confittare. Bicchiere o bottiglia? No, un po' di bicchiere. Ti avrei un po' a combinare. Di tutto lo violevo. Devo dare un senso. Cioè, ma quello che scrivo un po'. Vabbè, ti impatto, brigata. No, ma anche. Cioè, ma quello che gira lui. Dentro una bella coppia, comunque allora è bravo, me la assicuri tu che è bravo? Ah, vabbè, perché dice me la donna molto più grande, più infatti io sono solare, cioè a me mi piace sempre ridere, mi sa dice non me lo sa nessuno, è normale, perché io faccio da giorno e notte, questo è il mio carattere, ma noi ce la faremo per questa cosa, lo penso che c'è un trucco. Ma almeno prendici un coppa in tre, non c'è niente di male. Sì, mi faccio. Non c'è niente di male. Io. Grazie mille, molto gentile. Oh, scusi, signora. Ma va, non fa niente. Ma questo è stato lei. Grazie. Ma signora là. Cioè, sono di faccia nostra. Ma tanto le cose belle oggi ci dicono, quelle brutte non ci dicono. No, ma sta proprio fissando. Sta proprio fissando. Ma poi lo diverti no. No, Tommaso, è meglio che le cuschi fanno GCG. L'occhio che non vede, il cuore che non vuole. Ci sono felici, è bello che la gente lo venga a sapere. Beh, anche questo è vero. Sì, anche là, da tutti, perché siete contenti, felici, anche invidiati. Ah, sì! È normale. Bravo, ma sei simpaticone! La tua felicità non la posso davvero. Ma sei simpaticone, Tommaso! Non mi piacerebbe conoscere i tuoi amici, mi piacerebbe conoscere te! Scusate, buongiorno. Sì, sì, pago io, Tommaso. Ok, quanto è? 3 euro. Ok. 2, 3, grazie. Grazie. Comunque a me molto piacere anche a me. Mi ha fatto molto piacere di vedere. No, ma io resto sempre quella. A me non mi parte nessuno, comunque è stato un piacere. Una bomba atomica. Sì. Alla prossima, Tommaso! Ci abito da una vita, ma è come se non ci abitassi mai. Ma non l'ho mai visto, sai, è molto impegnato. L'ho appena detto, sì, sono impegnatissimo. Buongiorno. Sono impegnatissimo, non lo so, guardi. Cosa mangiano, signore? Fastidioso. Scusate,
Beh, cammina, cammina. Stava dicendo, signora? Stavo dicendo. Buona giornata. Abita qua? Sì, abito da un pezzo qua, ma è come se non ci fossi. E di che cosa si occupa? Ma mi occupo di feste e a tempo perduto dirimo controversie condominiali. Ah, non ancora, ho capito, eh. Ho capito. Va bene. Che bella noi, coppia. Guarda, non faccio stare zitto, stai? Che mi sono un po' scocciato. Vado, vado. Vai, 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 vai a fare la spesa. Bravo. Niente, visto che adesso ci siamo conosciuti, ci diamo appuntamento domani. Tanto. Ma quando vuole, signora. Stiamo sullo stesso balcone. Siamo vicini, siamo dirimpettai. E infatti, ci possiamo conoscere meglio. Come vuole, signora. Va bene, allora domani. Ciao, signora. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, sono Rosa. So che non mi stai vedendo, però mi farebbe piacere, come abbiamo stabilito ieri, che tu dovevi venire con me al parco della villa, dove sei castello. Ecco, ci sentiamo, io sono già lì, ci sentiamo tra 20 minuti. Ce la fai? Sì, va bene. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao Rosa, buongiorno. Buongiorno Riccardo. Ecco, ci salutiamo così perché c'è il Covid. Speriamo che va via, trovano il vaccino e tutti quanti saremo più felici perché ci angoscia questa storia di sto Covid. Ecco, non possiamo avere una relazione, non possiamo avere un vaccino neanche a mio padre, mia madre, un'amica. Anche tu che sei mio amico. Bene, va bene. Io ti propongo una passeggiata. Tu che mi dici? Andiamo? Facciamo una passeggiata. Vuoi fare una passeggiata con me così vediamo? No, stiamo sulla panchina. Vuoi restare sulla panchina? Sì. Stiamo sulla panchina perché ti devo fare un paio di complimenti. Perché mi aspettavo molto di trovare una donna come te. E niente, molto raffinata, bellissima, proprio un fiore di ragazza. Grazie Riccardo. Anche tu non sei da meno, però io te la di meno complimenti perché la donna è sempre festeggiata. Qui è bello, c'è molto verde. C'è molto verde, quindi anche gli uccellini hanno smesso di cinguettare perché anche loro sono partecipi ai nostri argomenti. Ecco, il castello, lo vedi il castello? Sì, vedi sì, com'è alto, sì, le torri, sì, sì. Ecco. Tu mi avevi detto che sei di Trani, no? Sì, sono di Trani. E quindi, non so se... Qui... Noi c'è il Castello Svevo di Trani, e abbiamo una bellissima cattedrale, molto... È bella, molto sì. Bella. È molto bella, anche perché io sono venuto a Trani qualche volta, e c'è il mare, c'è il porto, c'è tutto, diciamo. E infatti noi ci spostiamo da Canusa. Scusate, posso chiedervi un'informazione? Prego. Io dovrei uscire dal castello, dove posso andare? Ma lì devo uscire dal castello per... Scusate, la mascherina non ce l'avete voi? Sì, io ce l'ho. Ah. Non so, però siete una bella coppia, dove vi siete conosciuti? Grazie. Tramite la chat. Ah, ancora vi fidate di queste chat voi? Cioè, vi fidate ancora di internet? Ci fidiamo di internet perché a prescindere che noi non ci vediamo, abbiamo messo una qualsiasi fotografia. Ah, quindi è un incontro a buio questo? Sì, sì, sì. Ah, ok. Vabbè, non voglio farmi i fatti vostri. Comunque, dov'è l'uscita del castello? Allora, se viene con noi... Va bene, grazie mille.
Abbracceremo con il sorriso, comunque. 2020, non dimenticarti, ma non posso, perché ho conosciuto un amore. 2020, non sei stato così buono, come alcuni dicono. Addio, speriamo che il 2021 sia migliore. La speranza e con l'ottimismo. Se volevo dire solo una cosa, ragazzi, che stiamo bene tutti e cerchiamo di divertire, di andare avanti, ci aspettiamo del 2021 e 2022. L'importante è che si vive nel bel 2020. Ci siamo abbracciati e abbiamo sorriso comunque. Chi ama cambia il mondo. La vita è bella. Nell'inverno scorso sei nato, ci hai lasciato un po' di ferie per l'estate, con l'influenza che farai? Ci manderai tutti in letargo? Il sole splende anche con i copri. Ah. Ho costruito la mia vita sulle bugie. Sono sempre stato il più povero, il più sporco. Ma nessuno mi conosceva perché nessuno credeva in me. Ora ho una missione, baby. Ora la gente mi vede per quello che sono. E questo per me è tutto. E questo per me è tutto. È tutto. Tutto quanto. Tutto quanto. È tutto. Ma qua è trap house, io sto in una rap house. Va ancora di merda, ma ho la mia stella. I tuoi fiori del male, io me li stavo a fumare. Barbecue di pagine, quando non credi più in te, rimani al margine. Ma io ho queste rime, mi rendono felice baby. Come il primo aprile, non capisci vedi, mi potrebbero ferire. Quando sono giù, ascolto il murubutu. Poi mi sento su, ma rimango nell'imbuto. Ti spiego, io non so cosa pensi la gente di me. E non so quanto posso essere credibile. Ma lo faccio, porto le emozioni in alto come un dirigibile. E adesso sto volando, sembra quasi incredibile. Ma sto atterrando, io sono inamovibile. E forse babbo, non sono manco male. Ma ho speranza, anche se sono in alto mare.
A volte io sparo, a volte io sparo, ho voglia di farlo, te lo dico paro, e scrivo per trasmetterti emozioni in regalo, corde come tendini, brota fammi da palo, è sempre una rapina, baby ti amo a 3000, questo banco senza autostima, ti giro tanti soldi ma non vale una lira, non so che strumento è, forse è il mio cuore, nelle vene che chiedi il caffè, non senti il suo rumore, è candore.